Eh già, era da un bel po' di tempo che sul mio canale volevo portare un qualcosa che rompesse la solita monotonia. Era quel periodo verso marzo in cui Apple aveva appena rilasciato il nuovo iPhone 7 Product Red con una bellissima finitura rossa e il mondo dell'internet era spaccato in due metà molto nette. Chi lo venerava per il suo colore e chi, pur venerandolo per il suo colore, imprecava in tutte le lingue del mondo per via del fatto che l'accostamento di colori rosso e bianco ha un po' rovinato il tutto, affermando con certezza che sarebbe stato molto meglio un iPhone rosso e nero, e io faccio parte di quella fetta di persone. Così, un po' anche parlando con Jumpitech che mi ha dato l'idea una sera su WhatsApp, mi è venuta l'idea suprema. Costruiamoci un iPhone rosso con schermo nero. E quindi sì, l'ho fatto e guarda caso, ho anche ripreso il tutto. E il primo step da fare ovviamente è munirsi di un buon set di cacciaviti, soprattutto in questo caso visto che con l'iPhone 7 Apple ha introdotto una nuova tipologia di viti che sono le 3 point, di cui prima non si era mai sentito parlare, quindi è buona regola comprare un kit. Dopodiché, come molti sapranno, i requisiti per aprire un iPhone sono minimi, si tratta di una ventosa, un piccolo plettro, un qualcosa di plastica che serva a pinzare degli oggetti e un phon che vi semplifica di molto la vita. Il secondo step, non da sottovalutare, consisteva invece nel capire quale risultato finale volevo ottenere e capire anche quale sarebbe stato il metodo migliore per ottenerlo. Il problema è che Apple ha un protocollo di sicurezza per cui qualsiasi iPhone voi comprate, il tasto home di quell'iPhone è fortemente abbinato in modo univoco a quella specifica scheda madre, il che significa che se utilizzate uno schermo che include anche un altro tasto home su una scheda madre che non è l'originale, il tasto home non solo perderà la sua capacità Touch ID, ma nel caso particolare dell'iPhone 7 o 7 Plus addirittura smetterà di funzionare. Le soluzioni per ovviare a questo primo problema erano due: o cambiare gli schermi ma lasciare i tasti home nelle loro posizioni originali, ma in questo modo sarebbe uscito un iPhone rosso con schermo nero ma tasto home bianco, bleh. Oppure, scelta più difficile ma più efficace, cambiare non solo gli schermi ma anche le schede madri. In questo modo il Touch ID sarebbe combaciato e tutto si sarebbe risolto. Ovviamente ci sono anche dei contro in quest'idea da folli, come per esempio il fatto che ho invalidato la garanzia, ma tralasciando quella ho invalidato anche il mio sigillo di impermeabilità. Adesso i miei due iPhone 7 Plus non sono più impermeabili perché per aprirli dovete per forza lacerare il silicone, la colla che li rende impermeabili. Ho visto che la vendono a pochi centesimi da riapplicare, ma visto quanto è servita al povero Jumpitech, ho deciso di lasciar perdere. E quindi niente, ho acceso la fotocamera e ho iniziato a lavorare. Dunque, per ordine mentale ho suddiviso il tutto in fasi. Nella prima fase dovevo aprire l'iPhone nero per esportare i due pezzi che mi servivano, lo schermo e la scheda madre. Per aprire un iPhone, per chi non lo sapesse, io vi consiglio di partire con il phon. Molti vi diranno di non farlo, io invece vi consiglio di scaldarlo per benino su tutta la sua superficie, soprattutto gli angoli. In questo modo renderete molto più debole la colla. Dopo una bella fonata di qualche minuto ci saranno due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore ai due lati del connettore Lightning che dovrete rimuovere con l'apposito cacciavite. Dopo averle rimosse, con il corpo ancora bello caldo, si può procedere con l'attaccare la ventosa poco sopra il tasto home, iniziare quindi a tirarla con forza verso l'alto e nel mentre inserire nella piccola fessura che sicuramente si creerà nel basso il plettro di plastica. Non utilizzate plettri in acciaio inox perché vi rigano tutti la scocca e noi non vogliamo rigare la scocca, vero? L'idea con il plettro di plastica è quella di separare per bene il display dal case, facendolo delicatamente passare per tutti i lati. In questo modo lacererete la colla che lo tiene attaccato, che poi alla fine è anche il vostro sigillo impermeabile, ma abbiamo superato questo punto. Quindi, dopo averlo passato accuratamente per tutti e quattro i lati, è possibile delicatamente iniziare a sollevare l'iPhone aprendolo da destra verso sinistra. Sì, hanno cambiato metodo di apertura, adesso si apre come un libro, un costosissimo libro. Perfetto, e come avrete imparato dagli altri miei video, la primissima cosa da fare è staccare la batteria. In questo modo eviterete di danneggiare qualsiasi altro componente e voi stessi.
Per farlo è sufficiente tramite un cacciavite Y000 svitare le 4 viti poste su questa placca metallica che in un secondo momento, una volta libera, dovrete rimuovere e svelerà diversi connettori, in primis quello della batteria, questo qui, che procederete subito a staccare. Il secondo che staccherete invece è quello a fianco dell'LCD che a sua volta ne scoprirà un terzo, quello del tasto home, da staccare anche lui. Finora siamo a 3. Ora dobbiamo spostarci più in alto per liberare completamente lo schermo, il primo pezzo che ci serve. In alto infatti c'è una protezione metallica con due viti Philips da 1,3 mm che dovrete rimuovere e vedrete subito apparire degli altri connettori. Per il momento dovete staccare quello che appartiene al cavo che poi va nel display, che sarebbe poi quello della fotocamera selfie. Fatto questo, lo schermo sarà completamente libero di andarsene per i fatti suoi e voi potrete metterlo da parte. Ora ci dobbiamo concentrare sul case. L'idea è quella ora di staccare tutti i componenti dalla scheda madre in modo poi da prelevare quest'ultima. E io vi consiglio di iniziare dalla fotocamera in alto. Svitiamo le due viti a stella che tengono salda la protezione metallica sopra di essa, dopodiché possiamo scollegare il o i connettori della fotocamera o fotocamere, dipende se siete su un iPhone 7 o 7 Plus che invece ha la doppia lente come vedete. E ad ogni modo, una volta staccati anche i connettori, potremo tirarli senza paura ma con delicatezza verso di noi per rimuovere completamente il modulo fotocamera. Ora occupiamoci di un altro componente, l'antenna del Wi-Fi. Per rimuovere questa dovremo svitare altre 4 viti Philips. Fate attenzione perché 3 viti sono sopra l'antenna, la quarta invece è nel bordo superiore della scocca. Una volta rimossa, conservate anche questo minuscolo pezzo di metallo che se ne andrà via, si staccherà, dopo vi spiegherò come rimetterlo nel modo corretto. Ora non vi preoccupate, la strada sarà pressoché in discesa perché si tratta semplicemente di scollegare robe qui e lì e prendersi la scheda madre. Procediamo quindi rimuovendo per esempio quest'altra protezione metallica che ha due viti tripunta Y000. Come al solito sotto di essa si celano poi altri connettori, in particolare questo centrale che dovrete alzare dalla scheda madre. Poi occupiamoci di questi due altri connettori in basso dell'antenna. Questi sono circolari e hanno un cavo molto delicato, quindi state attenti quando li staccate. E ok, a questo punto si tratta veramente solo di svitare viti e alzare connettori. Ce n'è subito uno qui da svitare. Attenzione perché si tratta di una vite standoff. Le viti standoff funzionano come dei bulloni, ovvero sono viti sopra le quali ci vanno altre viti. Se non avete il cacciavite apposta per svitarle, un buon trucco è quello di utilizzare un cacciavite con una punta piatta molto piccola, ma dovete avere un po' di pazienza perché dovrete incastrare perfettamente quella punta piatta nella fessura. Ce ne sono altre due qui sopra e una terza più in alto che invece per nostra fortuna è a stella. Ok, stranamente abbiamo quasi finito. Adesso dobbiamo rimuovere il carrellino della SIM mediante la spilletta, perché per chi non lo sapesse sta proprio in mezzo alla scheda madre. Successivamente alziamo quest'ultimo connettore rimasto che passa sotto alla scheda madre, lo alziamo per bene e adesso, munendoci di un qualche attrezzo per fare leva di plastica, non utilizzate niente di metallo, in modo molto delicato, potete cominciare molto piano a fare leva per tentare di alzarla dal case. Nel mio caso, dopo qualche secondo di delicati sollevamenti, ecco che la scheda madre viene via da sola. Mettiamo lei e il display in un posto al sicuro dalla polvere e direi che possiamo definire compiuta questa prima parte. Ora, letteralmente si tratta di eseguire gli stessi step anche sull'altro iPhone, ripartendo da zero, quindi dal corpo perfettamente assemblato. Occorre smontarlo pezzo per pezzo per prendere anche da lui display e schede madre, metterli da parte e inserire invece quelli che abbiamo tolto dall'altro iPhone. Mi prendo questo momento per ricordarvi alcune cose molto importanti. Innanzitutto, voi avete a che fare con dei circuiti stampati, schede logiche e connettori di dimensioni microscopiche. A mio parere, l'errore più frequente che viene commesso nel campo delle riparazioni di smartphone è sottovalutare quello che si ha davanti. L'iPhone, secondo me, rappresenta l'equilibrio perfetto di centinaia di pezzi messi insieme e dovete ricordarvi che ogni singolo componente, sia esso di mezzo millimetro o forse anche meno, ha un senso e soprattutto è estremamente delicato. Quando staccate i connettori, ad esempio, non fatelo mai afferrandoli dal cavo e tirando come si fa di solito per un cavo elettrico, per i cavi di un computer, perché questi sono cavi flex e al minimo strattone si lacerano. No, per rimuoverli correttamente dovete invece fare forza infilando qualcosa di piatto sotto al connettore ad un angolo e fare forza per farlo saltare da lì.
E in generale, ragazzi, procedete sempre con estrema cautela. Ad ogni modo, se sarete riusciti a eseguire tutte queste operazioni una seconda volta, vi ritroverete adesso con una scocca rossa da riassemblare, ovviamente con gli altri pezzi. E chiaramente si inizia dalla scheda madre, che va riappoggiata nel medesimo alloggiamento, facendo però attenzione che non vada a schiacciare sotto di essa qualche cavo. Dovete assicurarvi che tutto stia sopra la scheda madre, altrimenti farà spessore e poi non riuscirete a chiudere, la sensazione peggiore del mondo. E fatto ciò, possiamo iniziare veramente a rimontare tutto al contrario. Iniziamo dalle viti che tengono fissa la scheda madre. Intanto io ne metto sempre una nella parte sinistra per darle un minimo di fermezza. Poi di solito inserisco subito dopo il carrellino della SIM in modo che sia bloccata e salda da entrambe le estremità. Dopodiché posso procedere con riavvitare la seconda vite, che attenzione va sotto il cavo del flash. Assicuratevi di questo dettaglio. Successivamente la terza e la quarta, e le altre nella parte più bassa, quella vicino alla batteria. E ora possiamo iniziare a ricollegare qualche cavo. Prima di tutto quello che parte da sotto la scheda madre. E già che ci siamo, rimettiamogli anche l'apposito plate metallico con le due viti su di esso. A questo punto spostiamoci magari su quello un po' più rognoso da mettere, l'antenna wifi. Prima di tutto prendiamo quel microscopico pezzo di metallo che vi avevo detto di conservare prima e riposizionatelo sopra questi due fori a un solo verso. Attenzione a non rimetterlo al contrario. Poi di mettere le viti dovete posizionare sopra di esso la vera antenna wifi, quella nera. Quest'antenna, come vi dicevo prima, va attaccata con le prime tre viti alla scheda madre, mentre la quarta dovete avvitarla alla scocca sul lato superiore. Possiamo ora reinserire un componente fondamentale, la fotocamera. E iniziamo prima di tutto con riattaccare il cavo flex del flash. Dopodiché prendiamo il modulo vero e proprio della fotocamera e lo dovremo riattaccare seguendo una procedura particolare. Prima di tutto prendiamo il cavo o i cavi nel caso del 7 Plus e ripieghiamoli verso il basso, proprio come sto facendo io. Dopodiché, prima li colleghiamo alla scheda madre e solo alla fine posizioniamo la fotocamera nel suo apposito alloggiamento. Camera inserita, quindi adesso riposizioniamo il suo plate metallico che la tiene salda e ferma, questo è importante, e fissiamolo con le sue due viti addizionali. Tu guarda, è una delle ultime cose rimaste da fare, sembra essere proprio riattaccare lo schermo. Prima ovviamente ricordiamoci anche di questi due piccoli connettori tondi dell'antenna, dovremo chiaramente ricollegarli e vi garantisco che non sarà facile. Però successivamente con orgoglio potremo afferrare il display nero e iniziare a collegarlo. Io vi consiglio prima di partire dal cavo in alto, quello della fotocamera frontale, successivamente spostandoci verso il basso, quello del Touch ID ed infine sopra di esso quello del segnale video vero e proprio. E per ultima cosa, voglio sottolineare per ultima cosa, riattacchiamo il cavo della batteria per dare alimentazione a tutto ciò. Riposizioniamo l'ultimo plate metallico con le sue quattro viti, sempre Y000, e fatto ciò possiamo finalmente chiudere la nostra creazione. Per richiudere un iPhone 7 bisogna innanzitutto incastrare lo schermo nella parte alta, ci sono delle linguette proprio che vanno incastrate in uno scompartimento e poi proprio come un libro si richiude, assicurandoci ovviamente di far aderire bene tutte le varie parti. Ora possiamo rimettere anche le ultime due viti, quelle esterne, in basso, le pentalobe per intenderci, e possiamo dire missione compiuta. No, aspetta, vediamo se si accende. E sì ragazzi, possiamo dire missione compiuta. Quindi ragazzi, io sono riuscito in questa folle impresa. Ovviamente i resti dell'altro iPhone mica li ho buttati. Ho eseguito il procedimento che ho descritto in questo video una seconda volta e ho creato l'altro ibrido, l'iPhone nero con schermo bianco, che peraltro mi sta tornando molto utile per provare le beta di iOS 11. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi del risultato finale e lasciate un bel pollice in su perché vi spoilero che questo è solo il primo esperimento che faremo con degli iPhone, ma ne sto organizzando altri ancora più belli e più semplici da fare se qualcuno ci vuole imitare da casa. Mi sento molto Giovanni Mucciaccia. Seguitemi su tutti i miei social network, come al solito i link ve li lascio qui sotto in descrizione. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.